Mi sembra che il risultato sia un risultato, quello che abbiamo conseguito in questi anni, importante, per alcuni aspetti anche entusiasmante. Io metto in risalto alcune considerazioni fatte, lo avevo già fatto a Roma qualche settimana addietro alla presentazione del Film Fest. Ricordo, ho incontrato un operatore della città, un imprenditore, proprietario del multisala, e un giorno mi ha detto, dice, fino a qualche anno fa in questa città io parlavo il linguaggio del cinema e trovavo difficoltà a rapportarmi con gli utenti. Oggi devo dirti la verità, parlo con i nostri giovani, parlo con gli utenti e trovo una grande condivisione, una grande qualità anche di conoscenza, di espressione, e questo è il segno che avverto attraverso l'impegno della tua amministrazione a mettere in campo una serie di iniziative pregevoli come quella del Film Fest e come tante altre iniziative culturali. Questo è il risultato forse più importante ed è quello che volevamo conseguire in questi anni come obiettivo. L'avevamo detto anche più volte, l'abbiamo ricordato, noi abbiamo un duplice impegno. Uno è nel campo sociale, cioè quello di arricchire di contenuti e dare sempre più forza ai nostri giovani in termini culturali. Dall'altra, far crescere questa città come una piccola vetrina nel campo del cinema, perché sappiamo molto bene che c'è ben altro e ovviamente non possiamo mai essere competitivi quanto altre realtà importanti. Però lo sforzo che abbiamo messo in campo in questi anni è uno sforzo che ci ha regalato dei risultati, che ci ha dato delle soddisfazioni. Questa mattina, anche questa mattina, la prima giornata, la giornata di apertura, avere al mio fianco Diego Abbadantuono, Mimmo Calopresti, avere anche tra l'altro c'è un mix in questa mattinata nella presentazione. Abbiamo Rino Barillari, che comunque è un reggino, se non vado errato, no, calabrese, no? Ah, io pensavo. Ah, dimmi, è un calabrese. Mimmo Calopresti, che comunque è reggino della provincia di Reggio, e anche lui molto appassionato e innamorato della nostra terra. Diego Abbadantuono, che ovviamente purtroppo non sono nato qui, ho fatto di tutto, ma non ero ancora in grado di decidere, se no sarei. Che poi non soltanto non è reggino, non è calabrese, ha anche un altro lato negativo: è un appassionato e tifosissimo di Mancini, allenatore dell'Inter. L'ho scoperto in questi. Sì, sono molto appassionato. Perché mi hanno detto che porto sfiga, allora ho subito tenuto l'Inter. e poi ovviamente la nostra presentatrice, che anche quest'anno Donatella sarà insieme a noi per questo evento. Cominciamo bene, cominciamo direi quasi alla grande. Anche la presenza, Gianluca, tu ricorderai il primo anno, le conferenze stampa, insomma, si erano partecipate, però guarda che presenza anche in termini di giornalisti, di curiosi, insomma, di appassionati. E questo è un segnale importante, è quello che noi vogliamo realizzare. L'idea più grande e più importante è quella di far crescere questa città attraverso questo strumento, che è la cultura, che è indispensabile ed è fondamentale. Quindi questa sera abbiamo questo ennesimo, diciamo, Film Fest, è il quarto. Noi abbiamo già detto in maniera molto chiara e netta che l'impegno dell'amministrazione è un impegno nel tempo. Quindi abbiamo avviato la prima stagione con qualche perplessità, nel senso, sugli investimenti, su tutto ciò che ne consegue. Ormai siamo orientati a una scelta, che è quella di dare continuità e di dare sempre più forza a questo progetto, che per noi diventa uno dei punti qualificanti di questa amministrazione. E ovviamente lo arricchiamo di presenze come questa mattina, che lo rendono ancora più forte e più solido nel suo progetto. Quindi grazie a tutti voi di essere qui, di essere nella nostra città, e concludo dicendo che Gianluca ha ricordato l'impegno di Gianni Rizzi, che io vorrei adesso fare soltanto un cenno. Tu ricorderai di aver conosciuto Gianni Rizzica nella sua veste di vice sindaco, perché fu lui che lanciò l'idea del film, della Film Commission a Reggio Calabria. Poi la Film Commission a Aspromonte non decollò mai per volontà del governatore Oiero, che decise di non approvarla mai, però voglio dire questo dà il segno anche della lungimiranza delle scelte.
di un vice sindaco illuminato che guardava molto a questo comparto come uno dei grandi, diciamo così, interessi di un'amministrazione. E noi, ovviamente, come tu hai ricordato, ricorderemo in questa circostanza in positivo, ovviamente, in una delle giornate Gianni con un premio che sarà a lui dedicato e che ovviamente sarà consegnato a uno degli artisti che parteciperanno a queste giornate del Film Fest di Reggio Calabria.